Ok ragazzi, riproviamo. Benissimo. Siamo ancora qui. Allora, un tizio mi ha detto che c'era. Un tizio. Un casino di voi. Allora, mi avete detto che c'è tipo un buco. Oh, minchia, si sfuoca ogni volta che cammino. Il ritorno dall'ansia. Un buco in un quadro caduto, quindi cerchiamo un quadro caduto. Così mi avete detto, in un quadro caduto, vediamo, vediamo. Perché non c'è. Aspetta! Oh, Dio ti ringrazio. Ma non è che questo è il Glory Hall, ci dovrei infilare il cazzo anziché. Oh sì, non era il Glory Hall quindi. Non mi avete trollato. Ah, è lentissimo! Sento una porta che si apriva, non è questa. Minchia, non ci ho proprio fatto caso, sono passato così tante volte. Sì, vabbè, ma quella è la porta che si è aperta. Questa? No, un cazzo, questo è il cesso. Questo è lento. Mi piace. Però che bello così illuminato. Mi piace di più. Siamo tornati nella zona dove c'è un ipocondriaco. 300.000 medicinali. Vedo un cazzo. La torcia dove è finita? Sparita? Boh. Quanto è bello così illuminato. Sta piovendo. È mezzanotte. Ok. Ma vaffanculo! Cos'è? Cos'è successo? Sta rompendo il televisore? Non fatemi dire questi scherzi, già il televisore è un po' vecchiotto. Se mi fate questi segni magari. Io vado nel cesso, anche se è buio. Si vede un cazzo. Minchia, che fastidio! 204863 204863 Ah, sono i numeri. 204863 204863 Guardate l'effetto. Se lo vedete anche voi vuol dire che non mi si è rotto il televisore. Bene, si è rotto il televisore. Ragazzi, i gameplay finiscono qui. Non ci saranno gameplay per un bel po'. Immaginate. Ma è finito. È finito? Questa scritta c'era all'inizio della demo quando. La fessura nella porta. Allora, capisco che è finito quando mi faranno vedere il teaser di Silent Hills. Che l'hanno chiamato Silent Hills, hanno aggiunto la S a Hill. Questa merda mi parla.
È offeso. Il culo di Pinolo 1 è offeso con me. 23,59. Che poi, allora, uno di voi mi ha detto di controllare in internet per le soluzioni. Sì, però mi avete anche detto che è casuale questo gioco, quindi... quindi... ci sono un sacco di soluzioni diverse. Ciò preferito chiedere a voi, magari avendolo già giocato sicuramente sapete già. Questo c'era prima. Sicuramente sapete la tattica migliore. Ok. Cosa dovrei fare io? Di 3,59. Ma sbaglio? O prima qui c'era solo il... scattata a mezzanotte? La campana di un morto, forse c'è un funerale, magari il mio. No. Oh! Ciao. Mica quanto cazzo è alta però, sono 2 metri. Ma non è che fai a giocare a base. Ah cazzo. Non so che diavolo fare, io me ne vado via. Non so che cazzo fare. Non so cosa fare. Luce verde. Cambiato qualcosa. Un cazzo è cambiato. Sempre 23,59. Poi è scattata la mezzanotte, vuol dire che devo fare qualcosa. Sempre uguale. Questi fanno sempre schifo. Questa cosa cigola sempre. Ma la porta questa? No. Proprio così, messa lì per finta. Io esco. Probabilmente. Probabilmente sono arrivato in una zona che mi aveva accennato uno di voi, in cui bisognava fare una combinazione. Una sorta di aspettare la mezzanotte e poi fare certe cose. Quindi, e mi ha detto che ogni volta si oltrepassa questa porta si resetta e devo farlo. Quindi aspettate, prima controllo. E ci rivediamo fra pochissimo. Ok ragazzi, allora, stando a quello che mi ha detto uno di voi, dovrei arrivare qui dove sono adesso e aspettare che scatti la mezzanotte. Poi, una volta che è scattata la mezzanotte, fare 12 passi, mi pare che mi abbia detto, forse 10, e dovrei sentire una risata del bambino. Poi mi ha detto che devo mettere in pausa, collegare il microfono al controller e fare casino fino a che non scatta una seconda risata. Poi rimanere fermo perché dovrebbe vibrare il controller. E poi una terza risata dovrebbe aver terminato la demo. Non lo so, adesso aspettiamo. Vediamo se mi sta prendendo per il culo o cosa. Però non è l'unico che mi ha detto così, quindi aspettiamo. Se scatta sta cazzo di mezzanotte, voi fatevi un caffè nel mentre. Dai. Ok. Devo contare i passi, quindi aspetto che finiscano di suonare queste campane di merda. Ok. 2. Aveva ragione. Quindi aspettate, dovrei collegare il microfono al joystick. Peccato che se collego il microfono al joystick smetto di sentire. Quindi dovrò usare queste cacchie di cuffie di merda. Grazie Sony, delle cuffie. Che una cuffia tra l'altro, perché metterne una copia era troppo difficile.
Aspettare una seconda risata, dovrei fare casino per sentirla. Quindi, mi ha detto che posso fare casino parlando, robe così, oppure posso mettere musica. Ho sentito la risata! È andato perfettamente! Aspettate un secondo. Adesso dovrei rimanere fermo. Sono fermo. Il controllo vibra. Oh sì. Oh sì! Sta vibrando il controller. Non devo toccare un corno. Terza risata. Suona il telefono. Non è che il telefono di casa. Come dovrei fare? Aspetta. Pronto? No, non ne vogliamo tappeti. Che cazzo sei stata scelta? Non ne vogliamo tappeti. Ho sentito però la porta che si apriva. No, non è questa, è sempre questa. Oh. Dad was such a drag. Every day he'd eat the same kind of food, dress the same, sit in front of the same kind of games. Yeah, he was just that kind of guy. But then one day he goes and kills us all. He couldn't even be original about the way he did it. I'm not complaining. I was dying of boredom anyway. But guess what? I will be coming back, and I'm bringing my new toys with me. Oh, fatto bene. Tornatele su The Walking Dead, Daryl. Figata. Ecco, la S ci hanno aggiunto. Bella luce. Ah, ecco, sto gioco è un'anteprima, no? Ok. Beh, spero che le atmosfere rimangano immutate. Minchia. Sinceramente, se non avessi avuto il vostro aiuto, non l'avrei mai portato a termine perché non mi sarebbe mai venuto in mente di andare a fissare gli oggetti o cioè, o fare come la combinazione che ho fatto io alla fine. Cioè, come cazzo aveva pensato di fare una cosa del genere? E quindi ricomincia perché è per forza. La blattina, me la ricordo. Due blatte attaccate pure. È l'inizio questo. Boh, non mi ha annoiato, ma se non avessi saputo cosa fare, probabilmente mi sarei annoiato un casino cercando di capirlo. Comunque, ragazzi, ci vediamo con Resident Evil che esce il 20 gennaio e Dying Light che esce il 30 o il 31.
Ovviamente ci farò la serie completa su entrambi. Poi cosa c'è? Per gennaio, vabbè. Per febbraio dovrebbe uscire The Order. Però ho deciso se prendere anche Bloodborne, non lo so, ci devo pensare. Comunque ragazzi, grazie, spero vi sia piaciuta questa miniserie. E ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.